Loop Recorder, lo conosci? Sai bene come funziona? Ciao, sono Claude e oggi andrò a spiegarvi velocemente come funziona il Loop Recorder, questa cosa strana che tutti hanno sentito dire, ma in pochi utilizzano veramente. Ecco qua, come si attiva anzitutto il Loop Recorder? Il Loop Recorder viene attivato da questo tasto in alto a sinistra dove c'è la sessione slot effetti. Anzi, vi ricordo di andarvi a vedere qua sopra tutorial, la puntata relativa agli effetti di Traktor. Vedete qua effetti e da questa parte loop recorder, mentre a destra la stessa cosa può essere fatta. Anche questo è già stato messo in un tutorial, la sessione per la registrazione e la sessione di slot di effetti. A questo punto, una volta attivato il loop recorder, dobbiamo capire a che cosa serve. Anzitutto, lo dice già il nome, è una registrazione di un loop, quindi di un loop, suppongo che sappiate di cosa stiamo parlando, è un circolo di musica, quindi 4, 8, 2, 16, 32 battute ripetute che una volta arrivate in fondo se ne tornano all'inizio. Per cui se io volessi fare un loop di qualsiasi battuta su Traktor posso farlo. Sulla questione dei loop all'interno della traccia ci faremo una puntata dedicata, mentre per il loop recorder parliamo direttamente oggi. Vedete, eccolo qua. Anzitutto il loop recorder, facendoci una registrazione del loop, dove la manda e su cosa la fa, cioè dove esce. Ecco qua, vedete la sorgente da dove lui preleverà queste battute da registrare sarà o la principale o dal Q o esterno, una sorgente esterna o da una sorgente ausiliaria, ma noi preoccupiamoci del main, cioè dalla principale. Anzitutto scegliere la lunghezza del loop che si vuole e possiamo farlo direttamente da size e da qui posso scegliere la quantità di battute da loopare da 4 a 8 a 16 a 32. Supponiamo che noi vogliamo un loop registrato di 4. Questo loop poi lui lo manderà, una volta fatto, in esterna sulla sorgente principale, cioè in uscita. Vediamo. Adesso registro 4. Sentite che sdoppia? Adesso sembra che stia andando questa traccia qui, ma io la fermo ed è il mio loop che vedete sinistra, destra, si ripete, ripete, sta andando. Posso interromperlo da qui con il nostro play e posso cancellarlo con delete. Questo quindi cancella i loop registrati e anche ci serve da undo, il famoso Ctrl Z per eventuali overdubbing, cioè per registrazioni sopra, fatte sopra. Ecco qua, rifacciamo una prova. Se io lo volessi da 8 o da 16, proviamo da 16, io mi registro tutto quello che sta andando in uscita, per cui proviamoci quest'altra traccia. Le tracce ovviamente usate, c'è qualcuno che si farà delle domande, ma come mai che usi sempre tracce strane o tracce tue o tracce non famose? È semplice, per problemi di copyright, altrimenti il sistema verrà bloccato e il video cancellato, cioè ci verrà tolto l'audio. Ecco qua, proviamo a registrare le battute, queste 16 battute di queste. Vado, Vedete che sta registrando in rosso adesso la barra. Una volta finito, lui parte. Ed ecco qua che lui ha registrato le 16 battute. Avete sentito che era fuori tempo ed è fuori tempo il loop. Perché? Perché la traccia non è in sync e quindi lui sta registrando una cosa a 128,79, cioè la velocità del master. In realtà la sta registrando a 125, il BPM originale di Will Be Different di questa traccia. Se io la sincronizzo, sentirete come cambia. Adesso facciamo le solite 16 battute, cancello il loop appena registrato. Proviamo a registrare da qua. Allora, torniamo indietro, scelgo la misura, lasciamo ancora 16, vado, registro da questo momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Se
Sentite che adesso fa questo effetto sdoppiamento dell'audio, che nient'altro è che un flanger. Tolgo la traccia originale, cioè questa qua, e il nostro loop recorder ci ha registrato quello che stava uscendo su questa traccia per 16 battute. Stop. Bene, adesso bisogna che mi seguite bene con la fantasia, perché questo loop recorder ci può servire in molti casi. Ma prima vi finisco di dire le cose tecniche. Quindi, una volta attivato il sync, lui registrerà la battuta esattamente sincronizzata, così voi avrete un clone di quello che avete registrato, avete fatto un loop, questa traccia non vi serve, potreste metterne un'altra e sovrapporcela. Quindi potete caricare tutte le tracce che volete, questo qua vi funzionerà un po' da sorgente esterna, registrata da campionatore, da tutto quello che volete. In realtà è un campionatore perché registra delle parti di traccia. Io questo potrei volerlo di 8, di 4, di quello che mi pare, quindi lo cancello adesso e mi vado a registrare un'altra parte qua, e la faccio di misura 4. Pronti? Ecco qua, sentite che stanno andando tutte e due, interrompo la traccia e lui ha finito di registrare. Quando non mi serve più, play, stop, la fermo. Questo è il nostro dry wet, stesso funzionamento dello slot degli effetti, andatevi a vedere il tutorial che fa capire quanto segnale può uscire o meno. Quindi regolatevi voi, è un po' un fader del segnale registrato dal loop recorder. Ricordatevi sempre di disattivarlo quando non vi serve o cancellare per eventuali click incauti che potrebbero farvi partire loop che non volete. Questo, come dicevo prima, è una cosa molto creativa per Traktor, soprattutto per chi ce lo ha integrato in controller oppure mappato in controller, quindi che con un tasto, schiacciando un tasto, può far partire e registrare questi loop esterni, perché alla fine è una sorgente esterna che a noi ci può aiutare. Quindi se volessimo uscire da una situazione facendo un loop tipo di 4 in questo momento, registro, chiudo l'altra traccia e io la mia traccia registrata e posso entrare, caricare altre tracce qui, caricare altre tracce qui, e ho i lettori completamente liberi e posso mixare su questo loop qua. Chiaramente non di 4, fate una cosa un pochino più ritmica, un pochino più vuota e meno riconoscibile, in modo che vi possa servire da groove esterno, cioè da base esterna, dove poter entrare con altre tracce. Scatenate la fantasia, perché questo loop recorder vi può veramente aiutare. Spero di esservi stato utile, e se tutto questo non vi è bastato, vi ricordo che potete contattarmi direttamente tramite il sito corsidjproducer.com e approfondire tutte le tematiche degli argomenti trattati dal canale SOS for DJ. Io sono qua, vi aspetto per lezioni private ed eventuali consulenze. Bene, 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 abbiamo anche il nostro canale YouTube da pompare, da pubblicizzare. Vi chiedo di iscrivervi se vi piace il tutto, attivare la campanella per essere informati su tutti i contenuti che verranno analizzati da SOS for DJ, e mettere un bel like se vi è piaciuto questo video. Bene, da parte di Claude e da parte di SOS for DJ vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao ciao!